Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis. E spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Come faccio ad avere tutti i plugin che mi occorrono quando creo una nuova traccia o una nuova song? Quello che faccio spessissimo è importarmi i settings magari di diversi bass o delle channel strip direttamente da un'altra song che ho già creato. Facciamo un esempio, ne facciamo una completamente nuova e avrò necessità di importare all'interno quello che ho fatto sulla song che avete visto prima. Quindi vado su Song, Import Song Data e seleziono la song che ho utilizzato, in questo caso il master di Vincenzo Incenso, e selezionando la song posso scegliere che cosa importare, non soltanto magari le tracce ma soltanto i canali del mixer, se seleziono questo, o soltanto i bus, ad esempio, cosa che faccio spesso, senza portarmi dietro gli eventi o i layer. In questo modo importo tutta la sessione del mixer senza i file audio, ovviamente già con tutti i plugin pronti all'interno. Se vogliamo invece importare soltanto una channel strip, abbiamo già visto come fare. Come posso esportare più tracce contemporaneamente? Ad esempio, voglio esportare tutte le tracce che fanno parte di questa sessione. Per fare questo, Studio One mette a disposizione la funzione Export Stems, che ci permette di esportare o tutti i canali o tutte le tracce, senza ovviamente la possibilità di esportare ciò che va a finire dentro i bus, perché in questo caso posso esportare sia le tracce sia i bus ad essi collegate. Potrò poi scegliere in questa finestra di esportarle preservando le tracce mono, quindi lasciandole inalterate, e ovviamente salvare all'interno di ogni file la song tempo map. Questo comporta ovviamente che verranno stampati anche tutti i plugin in insert. È il sistema migliore e più comodo per andare poi nella fase di mastering. È possibile impostare più cambi di tempo all'interno della song? Certo, una volta scritta e creata la tempo map, attraverso la funzione Signature e cliccando con il tasto destro del mouse possiamo inserire dei nuovi cambi di tempo proprio in quel punto, affinché il metronomo possa appunto in quel momento inserire un nuovo click o battito. E anche ovviamente la suddivisione delle misure cambia di conseguenza. Dove sono fisicamente le cartelle FX preset? Studio One ci dà la possibilità, attraverso il menu Help, di andare direttamente nella cartella dei settings. Quindi sotto Help troviamo Open Setting Folder. Qui all'interno abbiamo tutti i settings di Studio One che possiamo salvare per portarli magari su un altro computer e riavere appunto il nostro color scheme e tutto ciò che riguarda appunto Studio One. Qui dentro troviamo poi ovviamente tutte le caratteristiche, compresa la licenza e tutto ciò che riguarda la configurazione delle macchine MIDI. Per cercare invece i settings veri e propri lo troviamo sotto la cartella Documents. Troveremo Studio One e qui dentro avremo tutti i preset, non soltanto dei plugin ma anche quelli nostri, i user preset e le FX chain, come vediamo quelle che abbiamo salvato appunto durante le sessioni. Come faccio a creare una song template, cioè una song dedicata esclusivamente allo startup del mio lavoro? Una volta per esempio creata una song che ci piace moltissimo come impostazione del mixer, come
profilazione di tutto ciò che adoriamo avere a portata di mano immediatamente, possiamo attraverso Studio One creare un template con Salva come template. In questo caso il template potrà avere il nome della song o per esempio Pop Master, e una volta salvato, quando noi andremo a creare una nuova song da Song Start, avremo tra i template user la nostra song, eccola qui, e riaprendola ovviamente avremo una song completamente nuova, identica, già preimpostata. In questo caso si porterà dietro anche i file audio, ma se vogliamo salvare soltanto il template senza i file audio, svuotiamola completamente dei file audio e salviamola come template. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi, e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro, fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!